Ben ritrovati da Fabio Camillacci, benvenuti ad una nuova puntata di Crimini e Criminologia qui a Cusano Italia TV, il canale 264 del Digitale Terrestre, la televisione dell'Università Niccolò Cusano. Avete visto in apertura la meravigliosa nuova scenografia per Crimini e Criminologia, eccola qui. Ringrazio in particolar modo Sofia Puppo per tutto. Questo inauguriamo anche questo nuovo studio andando a parlare di un protagonista di quella che è stata la criminalità organizzata di un tempo in Italia, la morte di Raffaele Cutolo, il super boss che custodì i segreti della Camorra. Vedete il titolo che abbiamo scelto Raffaele Cutolo o professore della Camorra per parlare della figura di Raffaele Cutolo, ma anche direi di tutte le polemiche che hanno ruotato, continuano a ruotare intorno a, a quello che è stato poi il regime eh, di 41 bis, eh, il carcere duro che ha caratterizzato i tanti, tantissimi anni di carcere che si è fatto Raffaele Cutolo, ma anche per parlare delle polemiche che ci sono state per il mancato funerale pubblico e quindi... Quest'ultima eh, situazione che non è stata concessa alla famiglia abbiamo in collegamento l'avvocato Gaetano Aufiero. Benvenuto a Cusano Italia TV. Buonasera. Ricordo legale di Raffaele Cutolo, e ovviamente adesso eh, immagino avvocato, rimane comunque legato no, alla famiglia del professore. Mm, sì, un legame non più professionale di conoscenza, eh, ma nient'altro. In verità Cutolo eh, già negli ultimi anni aveva terminato i suoi, le sue pendenze giudiziarie e eh, quindi io l'ho assistito negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda eh, il 41 bis eh, o negli ultimi mesi i vani, molto vani, quasi inutili tentativi di ottenere la sospensione esecuzione pena perché le sue condizioni di salute erano molto molto gravi sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, per cui negli ultimi anni la mia attività si è limitata a poco, a poco altro i processi erano mai terminati l'ultimo credo l'abbiamo celebrato un 4-5 anni fa è chiaro adesso è morto lui io non ho rapporti professionali con altri componenti della famiglia per cui resta un legame personale, affettivo con la moglie di Raffaele Cutolo che conosco oramai da 27 anni. No, le ho fatto questa domanda a proposito, se eventualmente ancora è legato, lei ci ha già risposto, alla famiglia di Raffaele Cutolo. Pensavo magari che la famiglia potesse in qualche modo così rivalersi dopo le ultime decisioni no, che hanno riguardato... Ma sì, infatti, eh? infatti, infatti in verità io ho proprio... Ieri sera ho finito di scrivere un esposto denuncia che sabato pomeriggio farò firmare alla moglie, e farò firmare la moglie ovviamente leggerà il contenuto dell'esposto e credo che lo farà suo, un esposto al Procuratore della Repubblica di Parma perché valuti la Procura di Parma se sono stati, come io credo, consumati dei reati nella gestione della vicenda ovviamente successiva alla morte di Cutolo Raffaele, lei pensi che ehm, due giorni dopo la morte di Cutolo un magistrato della procura di Parma titolare della, non posso nemmeno definire dell'inchiesta, della vicenda della morte di Cutolo che ha portato ovviamente quel magistrato a disporre giustamente, legittimamente un accertamento autoptico però quel magistrato a quasi 48 ore dalla morte di Cutolo ha individuato i criteri da seguire per consentire alla moglie e alla figlia di Cutolo di poter porgere l'estremo saluto alla, alla, al congiunto e ha disposto che eh, le due donne non si avvicinassero alla salma, eh, non potessero eh, porre sulla salma alcun oggetto, non un fiore, non una corona, non eh, un'immagine sacra, eh, che la visita fosse... Eh, come dire, eh, realizzata a distanza e alla presenza di più operatori di polizia giudiziaria, quindi più poliziotti o carabinieri, non so, presenti per questa visita di una donna eh, che aveva appena perso il marito e di una bambina di 13 anni che aveva perso il, il padre. Se tutto ciò è giusto, posso già dire che non è giusto, se tutto ciò è legittimo ci sarà un esposto e la competente autorità giudiziaria verificherà se tutto ciò sia stato legittimo. Tenga presente che la visita è stata contenuta altresì in pochi minuti, 5 minuti. Quindi anche questo sarà posto all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Mi dica lei, le chiedo retoricamente se tutto questo in un paese civile o in un paese normale sia possibile. Che cosa avrebbero potuto fare due donne, una, la moglie ed una bambina di 13 anni, o poco più di una bambina eh, di 13 anni? Cosa avrebbero potuto fare se si fossero avvicinati alla, alla Salma o se avessero eh, fatto quello che era la loro intenzione fare, ossia mettere un fiore eh, sul, sul corpo del, di, di Raffaele Cutolo, un'immaginetta un sacra, nemmeno questo è stato consentito, tutto questo, oltre che abbenorme, oltre che aberrante è semplicemente irragionevole. Mm, su questo, e in questo senso io continuo ad essere. Il difensore della famiglia e eh, della moglie in particolare di Raffaele Cutolo ho predisposto un atto di denuncia che la, che la moglie di Raffaele Cutolo leggerà sabato pomeriggio e se lo condividerà eh, lo sottoscriverà io depositerò questa denuncia già lunedì mattina e poi ci torniamo su questi aspetti che come detto continuano a far discutere intanto per eh, introdurre la eh, la storia di Raffaele Cutolo Aurora Vena ha preparato il servizio con il montaggio di Daniele Loda e allora lo andiamo a vedere e a sentire questo servizio su O oh professore della Camorra. Era il detenuto al 41 bis più anziano. Ristretto nel penitenziario di massima sicurezza di Parma, Raffaele Cutolo è morto nella serata del 17 febbraio all'età di 79 anni, di cui 57 trascorsi dietro le sbarre e gli ultimi 25 al Carcere Duro. Soprannominato O professore dai compagni di carcere perché l'unico capace di leggere e scrivere, l'ex capo e fondatore della nuova Camorra organizzata è deceduto a causa delle complicazioni legate ad una polmonite bilaterale laterale, a cui si è associata una setticemia del cavo orale. Nato nel 1941 ad Ottaviano, paese della provincia di Napoli, ai piedi del Vesuvio, era il camorrista per eccellenza. La NCO sembrerebbe sia nata all'inizio degli anni 70, durante la sua detenzione nel padiglione Milano del carcere di Poggio Reale a Napoli. Un'organizzazione piramidale e paramilitare, al cui vertice solo Cutolo, detto Vangelo, con una base di giovani reclutati nel sottoproletariato e divisi tra santisti, sgarristi, picciotti e batterie. Responsabile di stagioni sanguinarie che vanno dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, il boss di Ottaviano è stato giudicato colpevole anche degli omicidi dell'ex vice direttore del carcere di Poggio Reale Giuseppe Salvia e per il delitto di Marcello Torre, avvocato e sindaco di Pagani fu protagonista della trattativa tra la democrazia cristiana e le Brigate Rosse per la liberazione dell'assessore campano Ciro Cirillo, rapito il 27 aprile 1981 e liberato il successivo 24 luglio. Freddo e determinato, Don Raffaele conquista a suon di piombo il primato criminale in una buona fetta della Campania che nel novembre del 1980 viene piegata dal terremoto. Una sciagura per la popolazione, ma una formidabile opportunità, come sempre avviene per Cutolo e i suoi. Un anno fa la moglie Immacolata Iacone aveva ingaggiato la sua ennesima battaglia contro la giustizia italiana chiedendo il rinvio dell'esecuzione della pena con detenzione domiciliare per consentire all'ex padrino malato da tempo di curarsi. Ma i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bologna hanno ritenuto che Cutolo, pur anziano, malato e in cella, era ancora un simbolo influente. La morte del boss ha riaperto il dibattito sul carcere duro e sul delicatissimo tema della privazione della libertà nel nome della lotta alla mafia. Raffaele Cutolo, la sua morte e tutto quello che è seguito in questi ultimi giorni, dopo la scomparsa di O. Oh professore, il servizio firmato Aurora Vena, montaggio di Daniele Loda. Ripartiamo proprio dalla parte finale di questo servizio con l'avvocato Gaetano Aufiero. In tanti hanno detto e scritto avvocato lo Stato aveva e ha ancora paura di Raffaele Cutolo, nonostante la sua morte. È così a suo giudizio? Ma guardi, io le dico, io ho accettato volentieri il suo invito, anzi la ringrazio per la che mi dà di esprimere queste eh, questi pochi pensieri eh, in particolar modo sul 41 altrimenti eh, mi sarei trincerato dietro un opportuno eh, silenzio ho deciso di rilasciare queste interviste anche altre interviste per eh, gridare se è possibile ovviamente il termine forse anche improprio eh, quello che eh, una indecente, a mio avviso, vergogna nell'applicazione del 41 bis, portato all'estremo come è stato fatto con Cutolo, come è stato fatto anche con altri personaggi, come temo sarà fatto anche in futuro. Il 41 bis non può essere questo. Il 41 bis non può significare accompagnare eh, il condannato fino alla tomba, come è stato per eh, Cutolo Raffaele e come è stato anche per altre persone. Eh, io poco fa le ricordavo, le, le, le citavo questo provvedimento del magistrato di Parma, che, che sarà oggetto di un mio esposto alla competente autorità giudiziaria e eh, nell'esposto ho scritto appunto questo, si è lasciato Cutolo sottoposto a 41 bis anche da morto. Questa è un'esclusiva, Ma... peraltro la ringrazio, che ci sta dando, nel senso che ancora non si era sentita questa notizia no? di questa azione. Eh, L'azione, eh, ripeto, sarà formalizzata. Penso già lunedì. Sabato sarà dalla signora a, a rappresentarle eh, il contenuto del mio esposto. E, e come dicevo prima, se la signora lo condivide, lo sottoscriverà e, e sarà depositato questo esposto. Cutolo è rimasto a 41 bis anche da morte. E non è questo lo spirito della norma. Il 41 bis deve essere una misura finalizzata a contenere la pericolosità di un soggetto. Ma lei immagini, eh, direttore, che è stato. Eh, lasciato a 41 bis ad ottobre, l'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma è stata celebrata il 2 ottobre e Cutolo è rimasto a 41 bis dopo quell'udienza eh, quando io ho documentato che oltre ai problemi fisici che non consentivano a Cutolo di scendere dal letto, di leggere eh, eh, no? gravi problemi, problemi di, di vista? vista, ma non riusciva a reggere un cucchiaio, Cutolo veniva. Alimentato da, da, da personale infermieristico dell'ospedale di Parma, eh, ma soprattutto ho documentato che avevo un deficit eh, mentale e cognitivo assolutamente grave. Cutolo non mi aveva riconosciuto, Cutolo non riconosceva la moglie, la figlia. Eppure, un tribunale di sorveglianza ha scritto che Cutolo era ancora un soggetto pericoloso in grado di interagire con il mondo esterno. Eh, siamo quasi ad una. Dinanzi a un provvedimento beffardo, grottesco, una sorta di, di ossimoro, ossia un uomo che non riconosce la moglie e che non sapeva. Questo accertato da una consulenza tecnica di parte: che non sapeva in che giorno, in che mese, in che anno vivesse, e però poteva avere contatti con il mondo esterno. Ma lei si rende conto dell'assurdità dell grottesca eh, di una decisione eh, di questo genere? Allora il 41 bis si è. Per rispondere alla sua domanda di prima, lo si è lasciato al nome, è il nome che è rimasto sottoposto al 41 bis, non la persona, tutto lo ripeto, non era in grado eh, nemmeno di alimentarsi, non era in grado di riconoscere la moglie, non era in grado di riconoscere me e sono stato il suo difensore negli ultimi 26 anni e pur, e pur tuttavia il Tribunale di Sorveglianza di, di Roma ha ritenuto che potesse ancora interagire con il mondo esterno. Siamo ad una forma di presa in giro, di un provvedimento eh, irragionevole, irrazionale. Eh, peraltro, mi consenta di dire questo: io ho letto negli ultimi giorni commenti molto rispettabili, per carità, di, di, di giuristi, di magistrati di alto prestigio, commenti che, ovviamente, meritano il nostro rispetto, eh, e purtroppo, eh, mi sia consentito. Eh, di dire che leggere che bisogna rispettare le vittime, eh, che non deve mai mancare il rispetto alle vittime o ai familiari delle vittime. Eh, le voglio dire che negli ultimi 25 anni, parlo degli ultimi 25 anni perché è il periodo in cui mi sono interessato della difesa tecnica di Cutolo Raffaele, non abbiamo mai mancato di rispetto alle vittime o ai familiari delle vittime, ma... Al di là di questa mia precisazione, ma che c'entra il rispetto delle vittime o dei familiari delle vittime eh, con il 41 bis? Non c'entra nulla, il 41 bis non è una misura punitiva, non è che si dà il 41 bis a chi è stato più cattivo, a chi ha, ha, ha consumato più reati. Il 41 bis è una misura che si irroga eh, con decreto del Ministero o del Ministro della Giustizia a chi si ritiene possa essere portatore di una pericolosità qualificata e, e si ritiene che possa interagire, se non sottoposta al regime del carcere duro, con il mondo esterno. Che allora le vittime o il rispetto dovuto alle vittime, ai familiari delle vittime, che c'entra? Invocare le vittime, come ha fatto qualche magistrato, eh, giuristi di grandissimo valore, ma mh, invocare il rispetto delle vittime per eh, eh, ritenere sempre... Eh, fondamentale il 41 bis o non derogabile il 41 bis. Mi spiace, è un modo per mancare di rispetto alle vittime. Alle vittime si manca di rispetto eh, richiamando il loro dolore quando quel dolore non c'entra nulla con nello specifico il 41 bis. Alle vittime si manca di rispetto quando a collaboratori di giustizia si irrogano pene di 8, 9, 10 anni anche per omicidio. Alle vittime si manca di rispetto con una legislazione che a mio avviso è assolutamente irrazionale, che consente ai giudici di condannare collaboratori di giustizia per omicidio a pene ridicole, 8, 9, 10 anni. In quel modo si manca di rispetto alle vittime perché non si assicura alla giustizia con una giusta pena coloro che hanno consumato determinati delitti. Cutolo, non credo negli ultimi 25 anni, né io né i familiari non credo che si sia mai mancato di rispetto alle vittime, eh, anzi abbiamo sempre manifestato il massimo rispetto per le vittime e per i familiari delle vittime, ma richiedere, eh, invocare la revoca del 41 bis in favore di un uomo gravemente malato negli ultimi 12 mesi, le posso garantire che Cutolo era poco più eh, di una larva. È vero che pesava 40 kg? Mm, quando l'ho io il 30 di agosto credo non più di 40 kg, eh. poi la moglie mi ha detto che negli ultimi mesi anche di meno. Io feci fatica a riconoscere Cutolo ad agosto, si riconosceva dagli occhi, era un uomo, ripeto, gravemente malato, con un gravissimo deficit cognitivo, e si è voluto che fosse sepolto ancora sottoposto a 41 bis. Eh, Questo, nonostante scene... che per altri no, in tempi di Covid invece la normativa in qualche modo è stata cambiata, abbiamo detto il più anziano è rimasto al 41 bis, ci sono dei boss più anziani di Cutolo che però hanno avuto delle agevolazioni in tempi di Covid. Eh, io ho sentito, dire, ho sentito dire anche in qualche trasmissione che eh, sottoporre al 41 bis eh, Cutolo Raffaele o soprattutto non liberare Cutolo Raffaele. Era eh, per mantenere alta la guardia nella lotta alla criminalità organizzata. Anche sul punto, non riesco a comprendere che cosa possa centrare la lotta alla criminalità organizzata con il rispetto della eh, dignità umana eh, di un eh, detenuto condannato. Mi permetto di eh, correggere eh, la eh, giornalista che ha curato il servizio che ho, ho seguito poco fa. Cutolo eh, è rimasto detenuto per 58 anni. Per 29 anni non 25, sottoposto al 41 bis, ma prima del 41 bis introdotto nel 92, Utolo era in isolamento assoluto, inviolato dal 1981, quindi 40 anni di isolamento, eh, 40 sì. anni di isolamento: questione ma, di fonti, ripetito, no? Lei mi insegna anche sugli mh. ergastoli. No? Lui comunque ha record di, di ergastoli che gli sono stati dati. È stato assolto in molti processi, ma no, per dire ma, per che a carità. volte poi no, le fonti ma per si dividono di Dio. No, ma per carità, Cutolo ha riportato 14 ergastoli, è stato assolto poi in decine e decine di processi. Io non sto qui a ripetere la, la, la storia giudiziaria di Cutolo. Cutolo ha commesso gravissimi delitti, ci mancherebbe altro. Lui lo ha sempre ammesso, non, non ha mai cercato sotterfugi, non ha mai eh, avuto atteggiamenti finalizzati ad ottenere eh, provvedimenti di clemenza. Non abbiamo mai chiesto nulla, ma non è un vanto che ce ne facciamo. Futolo non meritava di avere nulla e nulla abbiamo chiesto. Per cui, quando si affronta questo argomento, eh, io non vorrei che si pensi che da parte nostra eh, o da parte della difesa di Futolo si sia avuto una, come dire, un atteggiamento di vittimismo. No? Non, non siamo vittime di nulla, Futolo non è stata vittima, non è stato vittima di nulla. Cutolo è stato vittima negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di un atteggiamento che del tutto irragionevole da parte dello Stato o delle competenti autorità giudiziarie. Ma per il resto, Cutolo non è stato vittima. Ha scontato la pena che doveva scontare, è rimasto detenuto per 58 anni con 40 anni di isolamento. Pensi, i primi sei anni di isolamento all'interno del carcere della Sinara, senza luce, senza acqua. In carcere di massima sicurezza aperto solo per lui, tuttavia non abbiamo mai detto ah ma Cutolo è stato vittima, Cutolo ha pagato più di altri, degli altri non ci interessa, Cutolo ha pagato quello che doveva pagare. Quello che noi denunciamo, quello che io segnalo ed è il motivo per cui io sto rilasciando queste interviste ne ho rilasciate altre negli ultimi, negli ultimi giorni, è che Cutolo negli ultimi 12 mesi Potrei dire anche di più, ma mi limito agli ultimi 12 mesi. Era un uomo gravemente, gravissimamente malato. Per carità, curato benissimo all'interno dell'ospedale dell di Parma. Ma era un, un uomo del tutto diverso da quello eh, degli anni precedenti o dal Cutolo che conosciamo. Cutolo non, ripeto, non sapeva nemmeno in che giorno dell'anno vivesse. Lei tempo lo fa. ha è... lasciato detenuto. In un'intervista disse, parecchi anni fa, già parliamo. A proposito di questo carcere duro, lei disse che non sa nemmeno lei come possa aver fatto ad andare avanti nelle condizioni in cui era detenuto. Prima ce lo stava descrivendo a proposito della Sinara. Cioè, comunque è riuscito eh, veramente... Io credo, eh, credo che eh, avesse un equilibrio eh, incredibile. Io non, non me lo spiego. Se lei pensa che Cutor ha iniziato l'isolamento e quindi il carcere duro... Nel 1981, quando io avevo 14 anni, oggi ne ho 54. Eh, È una, un equilibrio eh, davvero incredibile. Poi eh, si dice che nei primi anni alla Sinara eh, avesse eh, in un topo, in una mosca, eh, l'amico con cui o l'amica con cui riusciva a, a, a collocare, ma credo che siano più favole. Eh, eh, di poco fondamento, di poco interesse, è un dato di fatto che Cutolo per 40 anni non ha scambiato una parola con alcuno, è un dato di fatto, deve sapere che Cutolo negli ultimi 13 anni aveva deciso di autotumularsi, addirittura non voleva più che si impugnassero i decreti di 41 bis, io per 12 anni non ho impugnato più i decreti perché lui non voleva, non, non incontrava più la moglie e la figlia se non 3-4 volte all'anno non volle più incontrare gli avvocati, io per 8-9 anni non ho più incontrato Cutolo perché lui non voleva incontrare eh, nemmeno più i suoi avvocati, ossia eh, me e l'avvocato Paolo Trofino. Perché? Eh, ma c'era una, come dire, una spiegazione, perché siccome si continuava a dire che eh, manteneva contatti inalterati con il mondo esterno, a un certo punto mi mandò a chiamare, era al carcere dell'Aquila, mi mandò a chiamare, credo... Nel mil... credo 12 anni fa 13 anni fa era appena nata la bambina Denise, Denise eh, eh, e mi disse ciò avvocati da questo momento in poi eh, e sui processi non ci voglio più andare nemmeno in videoconferenza vi ringrazio per l'attività che avete fatto voi e l'avvocato Trofino e tutti gli altri miei avvocati ma io non voglio più incontrare nemmeno gli avvocati non voglio che mi impugnate i, i decreti 41 bis e voglio vedere come nei prossimi anni continueranno a dire che io sono ancora eh, collegato con il mondo esterno, non collegamenti illeciti o illegali, che sono ancora collegato con il mondo esterno. E per dieci anni lui non ha voluto più incontrare, ripeto, nemmeno i suoi avvocati. Fu io, due anni fa, nel 2019, a recarmi presso il carcere di Parma e a dirgli. Eh, infatti, non lo vedevo, credo, da 8-9 anni. A dirgli che avrei impugnato il successivo decreto di 41 bis. Mi regai perché avevo saputo che già iniziava a stare eh, molto male. E arrivò al colloquio: eh, non riusciva a camminare, fu accompagnato. Un colloquio di non più di 10 minuti perché era molto stanco. I colloqui precedenti con Cutolo duravano anche 3 ore, 4 ore. Lui era un fiume in piena a raccontare le sue vicende. Eh, giudiziaria e non solo e quel colloquio invece durò non più di, di dieci minuti e io gli dissi che eh, nonostante il suo volere avrei impugnato il, il decreto di 41 bis che sarebbe stato emesso di lì a qualche settimana ma era un uomo già profondamente malato eh, poi eh, ad ottobre scorso c'è stata la discussione di quel reclamo che io avevo presentato più di un anno prima e il tribunale di sorveglianza di Roma eh, rigettò eh, pensi che quando invocai in udienza una eh, decisione molto nota, che è quella della Corte europea riguardante Provenzano, la Corte europea, come lei sa, ha condannato l'Italia per la vicenda sì. di Provenzano e per il mantenimento del 41 bis fino alla morte. e, e Il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza, ha scritto che Cutolo non poteva essere paragonato a Provenzano perché Provenzano era eh, rimasto vegetale nelle ultime settimane di vita. Quindi si giustificava in un certo senso la condanna della Corte europea dell'Italia per la vicenda provenzano perché era un vegetale. Quindi, Morale della Favola, Cutolo, se fosse diventato vegetale, avrebbero revocato il 41 bis. Quindi, ennesima decisione beffarda ai limiti del grottesco, eh, ennesima decisione di mantenimento di una misura che con la pericolosità non ha nulla a che vedere. Non ha nulla a che vedere. Eh, mh, sempre tornando a commenti. Eh, più o meno importanti, più o meno pregevoli, sempre nel corso di una trasmissione qualche mese fa un altro ex magistrato oggi sindaco eh, di Napoli ebbe a dire e, eppure stiamo parlando di un magistrato quando è stato magistrato di grandissimo valore, il dottor De Magistris bene, il dottor De Magistris ebbe a dire ma Cutolo pensi a parlare a raccontare i suoi segreti e poi magari si potrà eh, verificare se revocare il 41 bis dal punto di vista giuridico, eh, un'altra valutazione a dir poco eh, discutibile. Io non voglio oh, polemizzare perché non è il caso di polemizzare, ma arrivare a dire che eh, se Cutolo a 80 anni e nelle condizioni in cui era, anche dal punto di vista mentale, eh, avesse parlato, si sarebbe potuto prendere in considerazione la revoca del 41 bis. Eh, ripeto, sono commenti che, eh, sui quali ognuno può. Fare le proprie valutazioni io le mie le ho fatte, le sto facendo. Ehm, anche l'allora. Procuratore non nazionale antimafia? No? Per... Eh, come no, anche Franco Roberti disse nazionale... più o meno nel 2015: se non ricordo la stessa cosa. Anche il dottore dottor Roberti, anche recentemente eh, la, 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 eh, da più parti si è in, anche da parte della Procura nazionale antimafia, da parte dell'Associazione nazionale magistrati si invoca il mantenimento del 41 bis, ma io non sono contrario a tutto ciò. Io, io, non, ho mai, io non ho mai detto di essere eh, contrario al 41 bis. E credo che avvocati ragionevoli, e io mi reputo un avvocato ragionevole, ma nessun avvocato ragionevole può dire io sono contrario al 41 bis. Infatti, io non lo sono. Il eh, 41 bis laddove? Eh, vi siano i presupposti per applicarlo perché si tratta di detenuto eh, particolarmente pericoloso che eh, mantenendo i contatti eh, ordinari con il mondo esterno potrebbe eh, continuare a delinquere o potrebbe accrescere la propria pericolosità e il 41 bis purtroppo come estrema razio è una misura eh, è giusta io non sono contrario ma non, non conosco avvocati che sono contrari per principio al 41 bis. Il problema del 41 bis è quando viene portato all'estremo, all'estremo da un punto di vista soggettivo, perché era una misura straordinaria e oggi viene applicata in maniera, a mio avviso, eccessivamente indiscriminata anche nei confronti di personaggi che non meritano il 41 bis. Dal punto di vista di Cutolo Raffaele, invece, sta, è una misura che è stata portata all'estremo ed è stata applicata nei confronti di un uomo detenuto da 58 anni isolato da 40 e negli ultimi mesi totalmente decontestualizzato uso un'espressione probabilmente infelice, totalmente decontestualizzato ripeto, Cutolo non riconosceva la moglie e pur tuttavia si riteneva che se fosse stato revocato il 41 bis avrebbe potuto riallacciare chissà quali rapporti chissà quali contatti con il mondo esterno ecco, siamo... questo io critico eh... per cui io con il dottore Roberti o con quello che ha detto recentemente anche il dottore Catello Marisca, altro grandissimo magistrato che ha tutta la mia stima. Io non ho eh, un'idea un, un diversa da quella che loro esprimono sul 41 bis, ma eh, ho letto invece, ad esempio recentemente, in maniera molto più specifica e molto più condivisibile il commento del presidente Sabella, del dottor Sabella, che ha manifestato qualche Perplessità sul mantenimento del 41 bis nei confronti di un uomo così gravemente malato. Per cui io non confonderei i temi. 41 bis, a mio avviso, è una misura come estrema razio, eh, purtroppo necessaria. E io condivido ciò che a suo tempo disse il dottore Roberto, ciò che più recentemente ha detto il dottore Catello Mareschi. Il problema è mantenere questa misura nei confronti di uomini malati, prossimi alla morte e quindi accompagnare questi condannati alla, eh, alla morte mantenendo un provvedimento una misura che non ha nessuna rilevanza, non ha più nessuna efficacia nei loro, nei loro confronti per Avvocato cui, siamo quasi in chiusura di questo spazio la volevo, la interrompo perché le voglio chiedere anche della questione funerale per chiudere perché eh, abbiamo visto delle immagini esclusive, delle foto esclusive della Reuters a proposito del funerale così in gran segreto della sepoltura di Raffaele Cutolo. Peraltro il feretro nella Mercedes che vediamo adesso inquadrata, scortato da Parma fino a Ottaviano, al funerale di Ottaviano, da una specie di piccolo esercito. No? E, e poi questa mancanza di funerale pubblico che è stata vietata dal Questore di Napoli, sempre per timori che comunque eh, sono collegati no? alla figura di Raffaele Cutolo. Quindi ancora la paura che Cutolo potesse in qualche modo unire, no? Eh, chissà quali criminali o esponenti della criminalità organizzata di Napoli. Cioè, ma questi guardi, sono i motivi. sulla ma guardi, sulla, eh, sui mancati funerali eh, pubblici io sono d'accordo con il questore. Cioè, eh, credo che eh, sia anche giusto. È stato giusto in altri casi, sarà giusto in futuro eh, in altri casi più o meno analoghi. Ho Però così, riserve, fatti di notte, a mezzanotte, sì, no? Ho grandissime eh. invece eh, riserve, per, per eh, eh, utilizzare termine eh, eufemistico, ma ho grandissime riserve eh, su, sull'esagerazione, un mio amico molto sagace mi ha scritto, alla fine Cutolo ha avuto i funerali di Stato, eh, 200 robot giù di lì, tra poliziotti e carabinieri, eh, decine decine di macchine che sono entrate anche all'interno del cimitero, eh, questi funerali eh, fatti, funerali per modo di dire c'è stata una velocissima sì. eh, una velocissima sepoltura di pochi minuti con pochi, poco più di dieci familiari tutto ciò io l'ho trovato eh, francamente francamente eccessivo e, e, e mi chiedo eh, retoricamente ma era proprio necessario era proprio necessario impiegare 200 tra poliziotti e carabinieri o giù di lì. Eh, poi non è che. Sì, comunque un corteo contati, che è partito da Parma fino a Ottaviano. Un corteo solo. che è partito da Parma, questa sepoltura alle 11 di sera. Eh, io personalmente, ma questo è un giudizio del tutto personale, ho trovato tutto ciò eh, eccessivo e alla fine si è probabilmente, ma questo è il mio giudizio personale, ottenuto un risultato opposto e contrario a quello che si voleva raggiungere, si è data un'eco alle esequie che poi comunque ci sono state e nella forma che abbiamo potuto vedere dalle immagini che probabilmente non era giusto dare, credo che pochi carabinieri e controlli molto più discreti sarebbero stati ampiamente, ampiamente sufficienti. Questo è il mio personale giudizio. Ho Raccolto poi le valutazioni della moglie di qualche familiare e, e mi hanno detto che effettivamente c'è stata una presenza eh, eccessiva eh, all'interno del, del cimitero. Fino addirittura il, il sacerdote che ha officiato quella breve cerimonia è stato prelevato dalla polizia eh, presso la sua abitazione e portato pochi minuti prima al cimitero. Tutto cioè, blindato, trovato, e eh. tutto, tutto questo francamente francamente eccessivo però ho detto evidentemente il questore di Napoli aveva le sue buone ragioni per disporre queste misure io personalmente non le condivido eh, e ho trovato tutto questo veramente eh, un tantino esagerato grazie all'avvocato Gaetano Fiero eh, grazie per aver accettato il nostro invito avrei avuto farle, voluto farle tante altre domande ma il tempo è tiranno e ci magari a lei. avremo modo di rivederci in altre occasioni. Buon lavoro e a presto. Buona serata, grazie a lei. Grazie, grazie all'avvocato Gaetano Offiero, storico, legale di Raffaele Cutolo, o professore della Camorra. Io eh, chiedo scusa alla regia, siamo andati lunghi in eh, questo primo capitolo di Crimini e Criminologia, la regia di Emanuele. Porcina di Samuel Maiolatesi, a loro do la linea, poi torniamo col secondo capitolo. Parliamo ancora di Raffaele Cutolo. Quindi restate sul 264 del Digitale Terrestre. Amici di Cusano Italia TV, ben ritrovati da Fabio Camillacci. Secondo capitolo di Crimini e Criminologia, e l'argomento resta lo stesso, continuiamo. A parlare di Raffaele Cutolo, professore della Camorra, scomparso nei giorni scorsi all'età di 79 anni, è morto nel carcere di Parma. Poi, come vi abbiamo già documentato nel capitolo primo, c'è stato una sorta di funerale privatissimo, però blindatissimo, con un corteo di auto, di polizia e carabinieri, partito da Parma per arrivare a Ottaviano, dove poi è stato sepolto il feretro di Raffaele Cutolo che è stato trasportato in una Mercedes di grande lusso. Si è parlato peraltro alcune fonti giornalistiche hanno parlato addirittura di una Mercedes da 200.000 euro. Adesso però dopo averne parlato con lo storico avvocato di Raffaele Cutolo, l'avvocato Gaetano Ufiero, andiamo a conoscere a parlare della figura del professore della Camorra con un giornalista che è stato l'ultimo a intervistare Raffaele Cutolo nel carcere di Parma. Lo abbiamo in collegamento telefonico, giornalista e scrittore Antonio Mattone. Benvenuto a Cusano Italia TV. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Facciamo raccontare proprio direttamente al collega come e quando è avvenuto l'ultimo incontro a livello giornalistico per Cutolo nel carcere di Parma, proprio con. Antonio Mattone. Poi parleremo anche del perché sei andato a intervistarlo. Sì, era il 22 luglio del 2019, una calda mattinata di luglio e eh, appunto ho avuto l'autorizzazione per parlarci quindi eh, sono riuscito ad avere un colloquio di un'ora con lui. Eh, sapete che il colloquio a 41 bis non avviene in modo diretto, direi ma c'è un vetro che divide eh, il detenuto dal visitatore e eh, con un citofono abbiamo fatto questa conversazione di un'ora, che eh, diciamo, eh, può sembrare un tempo molto lungo, ma in effetti è volato, è stato un, un tempo molto, almeno la sensazione che ho avuto io è stata quella che il tempo sia volato molto velocemente. E uh, Mi sono trovato. Io appunto, come dire, forse devo dire anche il motivo per cui sono andato a parlare con lui, eh, certo perché non è una cosa proprio comune chiedere di andare a parlare con un personaggio di questo calibro. Uh, il motivo è molto semplice, perché uh, ho, ho adesso finito di scrivere un libro sulla storia di Giuseppe Salvia. Giuseppe Salvia era il vicedirettore del carcere di Poggioreale che fu ucciso il 14 aprile 1981 proprio da una batteria di fuoco della NCO, la nuova camorra organizzata. e uh, Per questo delitto uh, Cutolo fu condannato all'ergastolo, anche se si era proclamato sempre innocente. Uh, I motivi del, dell'omicidio stanno in una serie di contrasti che, sono, che avvenivano all'interno di Poggio Reale tra il tracutolo che voleva appunto imporre il suo potere e quindi fare un po' quello che voleva anche per la complicità e per la rendevolezza di, eh, degli agenti di custodia, almeno di alcuni insomma, agenti di custodia del carcere. Mentre invece il, diretto, il vice direttore Salvia era una persona di grande rigore, fermo, eh, e non voleva che eh, si derogasse da regolamenti. E quindi ci sono state tutta una serie di episodi. Quello più famoso è quello dello schiaffo che fu dato da Cutolo a Salvia il 7 novembre eh, dell'anno prima che, del, che fu ucciso, quindi nel 1980. Eh, ci, si incontrarono per caso. Eh, Salvia stava andando a fare delle, delle ispezioni nel reparto. Puto tornava da un colloquio con l'avvocato e, eh, e lui non, vole, non voleva farsi perquisire. Eh, per cui eh, è successo che invece Salvia ha preteso che venisse rispettato il regolamento e ha detto agli agenti presenti di perquisirlo. La risposta è stata appunto uno schiaffo, però. Non è stato quello il motivo scatenante dell'omicidio, quello è stato il motivo iniziale. Ci sono state un'altra serie di episodi che poi ho raccontato del, nel libro e, e quindi un'escalation un di episodi che poi ha portato alla morte di Salvia. Ecco, ricordiamo il libro che deve ancora uscire però. Sì, uscirà in ecco. inizio aprile proprio in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Giuseppe Salvia. E quindi questa è un'anticipazione che vi stiamo dando a proposito del libro eh, scritto da Antonio Mattone. Abbiamo come sottopancia, abbiamo, e avete visto, scrittore e giornalista Il Mattino. Ricordiamo poi comunque il tuo rapporto con Il Mattino, sei una vera e propria, no? possiamo dire, come figura editorialista di questo storico eh. giornale napoletano, no? Sì, sì. Esatto. Dove lavori e collabori per da anni ormai. Da anni, sì, beh, sono più di dieci anni. E alla stessa intervista al di là del libro è stata pubblicata sul mattino. Eh, sì, abbiamo scelto di pubblicare uno stralcio, un'anticipazione, chiaramente senza dire tutto eh quello che ci siamo detti io e Cutolo, eh, però abbiamo deciso di, appunto, di dare pubblicità a questa, questa intervista, che a questo incontro, poi, che è stato più che un'intervista, un incontro fatto con Cutolo, dove gli ho fatto una serie di domande. Diverse. Eh, ci hai parlato, ci hai detto, mh, ho parlato con Cudolo attraverso il citofono, ma fisicamente sei riuscito a vederlo lui non. Sì, certo. Ah, ecco, in che condizioni era, era quando lo hai incontrato? Eh, C'era un vetro che ci divideva, devo dirti che io se non avessi sap saputo che fosse stato lui, non l'avrei riconosciuto. Eh, ecco perché avevo, come dire, le immagini, mente le immagini del, delle apparizioni televisive, delle fotografie dell'epoca. Questa che quindi, vediamo. Esatto, sì. e quindi anche se io mi aspettavo di trovarlo invecchiato, però pensavo che, come dire, mantenesse una sua fisionomia molto simile, invece era molto diverso, insomma, molto invecchiato. Eh, non aveva quegli occhialini famosi che gli eh, dettero appunto l'appellativo di professore eh, poi appena mi vide diciamo si capiva che non ci vedeva bene perché mi, come se vo voleva mettermi a fuoco per capire bene chi ero insomma ecco dove ah, stavo e quindi eh, sicuramente eh, mi ha fatto cioè non, non l'avrei riconosciuto ecco questo lo posso dire con certezza da un occhio non ci vedo più, dall'altro la visione è ombrata, questo pare si abbia detto, almeno molti organi di informazione questo hanno riportato. Questo non me l'ha detto, è stata una mia impressione che, io, appunto, ah, ecco, che evidentemente... la... appena sono entrato nella stanzetta, lui stava ricurvo appoggiato a questo bancone che confina col vetro, tutti appoggiato il vetro e, e mi, mi scrutava, proprio per così con l'occhio un po'... Uh, come dire, aguzzo per cercare appunto di mettermi a fuoco, questa è stata la mia impressione. Ma è stato quello il tuo primo incontro con Cudolo? Hai avuto modo in passato? di No, è stato l'unico incontro. Quindi lui Tra... non ti conosceva, ti metteva no, a fuoco assolutamente, perché... assolutamente. Anzi, io mi sono anche meravigliato quando ho accettato di parlare con me perché lui poteva anche rifiutarsi, poi certo. al 41 bis si può avere un colloquio al mese sia con familiari che con qualsiasi altra persona, quindi lui per parlare con me ha rinunciato a un colloquio con i familiari, quindi devo dire che sono rimasto sorpreso però favorevolmente perché mi ha dato l'opportunità di parlarci. E vogliamo ricordare invece senza entrare tanto nel merito, visto che poi ci sarà l'opportunità di un libro e magari poi quando uscirà il libro ne riparleremo qui a Cusano Italia TV di altri contenuti della tua intervista, quelli che poi sono al di là no, dell'omicidio Salvia. Sì, va bene, innanzitutto eh, in cioè io avrei voluto parlarci ancora, perché poi... Ma hai detto breve, no? un'ora sembra tanta, ma poi effettivamente... Assolutamente, beh. tieni presente che all'inizio, uno. questo è vero per tutti e due, ma penso soprattutto per lui, uno scruta, cerca di studiare chi è l'altro, di capire, insomma, quindi c'è tutta una fase... Come dire, di studio che avviene per capire eh, le reazioni, il modo, modo di parlare, l'approccio, e quindi in qualche modo eh, una prima parte dell'incontro eh, con, erano convenevoli. Ho chiesto come stava, e lui, la prima cosa che mi ha detto: aspettiamo la morte. Questo mi ha colpito. Eh, ho cercato di farmi raccontare anche proprio per, come dire, sciogliere il ghiaccio. Come viveva, come stava nella cella, insomma, e lui si lamentava tantissimo, si è lamentato tantissimo della sua condizione. D'altra parte, eh, come dire, certamente non stava, in una, come anche tutti gli altri condannati al 41-bis, però forse lui stava in una condizione ancora più dura, perché lui eh, era l'unico detenuto italiano che non aveva la cosiddetta dama di compagnia, cioè il detenuto che lo accompagnava al passeggio, con cui poteva scambiare qualche parola, lui invece è stato sempre solo, senza poter parlare mai con nessun altro detenuto. Abbiamo anche altre foto, altre immagini che riguardano quella che è stata la vita di Raffaele Cudolo, che ha caratterizzato storie e immagini che hanno caratterizzato la vita del professore della Camorra, come ad esempio. Poi, quella che comunque la eh, grande bonifica che è stata fatta e la messa a disposizione di Ottaviano del castello mediceo che ha rappresentato un po' il simbolo della potenza di Raffaele Cutolo. Qui, per entrare più nel merito di quello che ha rappresentato, professore, eh, a Napoli e non solo in quegli anni, no? eh, Antonio, forse è questo proprio il simbolo massimo no? che caratterizza alla figura di Cutolo con le scuderie dove Cutolo riceveva tutti coloro che andavano a chiedere lavoro, raccomandazioni o magari politici locali. Adesso c'è stata quest'opera, la, la vediamo meravigliosa, comunque messa a disposizione di tutti. Sì, anche Al se io devo dire che sia nella vicenda Salvia che anche in questa vicenda del Castello ci sono una serie di inesattezze, di dicerie non vere. Cioè, io non credo che. Innanzitutto il castello era un rudere, questo eh, me l'hanno detto anche persone delle forze dell'ordine che andavano a fare perquisizioni, non era un posto abitabile. Come è stato rugere. ammesso adesso, insomma, come lo vediamo eh, oggi. Eh. era un pieno di steppaglie, mi, mi ha raccontato appunto un, un, un adesso, un allora, diciamo, capitano dei carabinieri, che andava appunto spesso a fare blitz ma erano, non poteva essere abitato quindi il fatto che lì ricevesse uh, non è vero, poi lui la sua latitanza per lo più la, uh, insomma è stato ad Albanella quel più che altro del... la sorella Rosetta no? si è detto, Anche. parlo ovviamente di reportage che hanno fatto vedere le scuderie del castello no? e si... comunque si romanza molto, c'è molta leggenda intorno a questo non per sminuire come ecco, dire, Rosetta le... intanto ai funerali del personaggio assolutamente un personaggio anzi io quando sono andato pensavo anche a tutti i crimini che aveva commesso io ho avuto tra le mani il rapporto del, dei carabinieri di quando eh, di quello che successe la notte del terremoto con tre omicidi ordinati da cutolo davvero terrificanti quindi eh, Nelle carceri? nel, nel eh. carcere del approfittando del terremoto approfittando del terremoto, poi un momento anche così drammatico, dà anche l'idea poi della crudezza, della crudeltà di questo personaggio. Quindi non voglio fare sconti su Per lui, carità, però, cioè... assolutamente. Poi, tra l'altro, lui è quello che ha ordinato l'omicidio di Giuseppe Salvia, eh, una persona che poi mi, mi è diventata cara. Mi, mi dicevano i figli adesso lo conosci meglio di noi insomma perché ci ho lavorato parecchio ho trovato parecchie testimonianze documentazioni inedite quindi posso dire di conoscere bene la figura di questo, di questo direttore e, e quindi sicuramente non posso come dire eh, non voglio fare sconti a cutolo però su molte cose c'è molta fantasia sì, questo si è romanzato molto sono sempre i stessi cliché che vengono ripetuti invece bisognerebbe un po' studiarle meglio le cose come sono andate certo ricordiamo più che altro per lui era un simbolo quel castello perché comunque il padre eh, ci lavorava eh, vicino al castello Medicio e lui da piccolo vedeva il papà che eh, era lì al lavoro sotto quelle, quelle quello che restava eh, del castello tutolo, no, di una nobile donna peraltro la, lo pagò tutolo, se non sbaglio era, il cutolo eh. a me mi ha detto che è nato lì perché la mappa faceva la lavandaia eh, di quella famiglia e quindi lui è nato proprio lì. dentro Quindi era un quindi... affetto per questo lo volle poi, no? Sì, sì. Aveva Però questo... si è detto anche che l'ha acquistato per 280 milioni, mi pare, dell'epoca. E molti dissero molto, molto sottovalutato perché pare costasse molto di più. Quindi questo per dire quanto fare. si è romanzato, addirittura come se fosse stata minacciata la lombildonna che era proprietaria. Questo, su eh. questo non abbiamo diritto <ride> per dire no a solo a che tre prezzanome lo acquistarono eh. per conto suo e anche se di fatto non io ben, penso che dopo che è stato arrestato non credo ci sia mai entrato diciamo Ma anche perché neanche... lui ha passato praticamente tutta la sua vita in carcere sì. eh, lo dal possiamo... 63 a, ad oggi Uh, tranne un paio d'anni, la un po' più di un anno della latitanza e un po' meno quando fu scarcerato per decorrenza termini dopo il primo omicidio appunto, a Mario Viscito che ebbe, dove gli diede per gastolo, quindi due anni, dal 63 ad oggi è stato sempre in carcere, quindi oltre 50, eh, 55 anni. Sì, abbiamo parlato con l'avvocato prima di, di record anche di Ergastoli che, che ha avuto Cutolo dal 63 in carcere per la prima volta, poi no? perché qualcuno mancò di rispetto alla sorella Rosetta. Quindi quello anche fu, questa no? è un'altra storia romanzata. Ah, eh, parliamone questo non chiaro. è vero, perché, perché eh, chi parla di rissa, e chi parla invece no? di allora far pagare io, io uno posso... sgarbo. So come, diciamo, anche per racconti diretti di persone che eh, hanno avuto un parente che ha assistito a questa cosa, ah. e, e anche per altri racconti: la cosa non andò così, no, assolutamente. Ma Fu Cutolo che stava in macchina con un, un, come dire, un uh, malavitoso, della, un vecchio malavitoso della zona, stava nella sua macchina e passò questa ragazza. E lui eh, diciamo la, gli fece degli avanzi, un po' la prese in giro e lei gli rispose in malo modo. E poi, da qui nacque. Ah, quindi il contrario. Cui, intervenne questa persona in difesa di questa ragazza e, e fu uccisa da Cutolo. Sembra per istigazione proprio di quel, questo vecchio boss che si chiamava O Mallardo, mm. che in qualche modo istigò Cutolo a, a fare l'uomo, ad ucciderlo e quindi questa è la storia vera, non è vero che qualcuno inci Rosetta, questo, Questa è un'altra fantasia. E eh, questo, vedi, ci, è, ci sta aiutando Antonio Mattone anche a mettere tanti puntini sulle i, a chiarire tante cose romanzate. Forse il film bellissimo, il camorrista di Tornatore non aiuta, tanto è vero che Cudo lo stesso lo ha criticato eh, per molte parti del film, no? Sì, sì, Beh, ci sono e poi da lì anche. molti alla fine romanzano. Poi sappiamo in Italia si amano anche giornalisticamente parlando romanzare forse un po' troppo, certo. certo, sì Comunque, Cutolo mi ha detto che tra tutte le biografie che ha avuto, tutto sommato il camorrista è stata quella che più si è avvicinata, anche se mm. eh, conteneva delle inesattezze, come lui stesso mi ha riferito. Peraltro, ispirato no, dalla biografia di Gio Marrazzo. Il certo. Quindi eh, rispetto a tante altre, molte cose sono vicine alla verità, altre no. E invece chiedo al giornalista, in questo caso, che idea si è fatto eh, al di là della, del regime 41 bis che in tempi di covid è stato eh, attenuato, se non tolto a molti boss, a Cutolo, invece no, però soprattutto l'aspetto dei funerali, che poi alla fine come in tanti hanno detto sembra che quasi abbia avuto dei funerali di stato visto che è stato scortato eh, la sua auto è stata scortata da Parma fino a Ottaviano da polizia e carabinieri per motivi di ordine pubblico è possibile che Cutolo facesse ancora e faccia ancora così paura allo stato beh Cutolo più che fa paura fa paura il, quello che rappresenta quello che ha rappresentato che ancora quello. lo rappresenta evidentemente. Ancora lo rappresenta, tenete presente che quando l'ho incontrato, cioè in quel periodo ci fu una petizione di migliaia di persone che chiedevano la sua scarcerazione. Ah, ecco. Questo è abbastanza impressionante, cioè, eh, sicuramente è un personaggio sannato, visto come quello che non si è pentito mai, quindi grande rispetto, grande considerazione. Ma eh, cosa si doveva fare se non scortare, per evitare appunto che magari la scorta la facessero altri, insomma, cioè, però ecco, no, sembra bene, visto che è passato eh, tanto tempo, molti potrebbero dire possibile è stato necessario tutto questo. però quello eh, che ci stai dicendo conferma i timori dello Stato, certo, certo. Soprattutto le persone eh, immagino no, che hanno avuto molto da cudolo. Sì, ma anche per sentito dire, perché poi eh, come dire. Eh, le giovani leve camorristiche, uh, in qualche modo, si, uh, i, i racconti, questi personaggi sono un po' un mito, sono un po' un esempio da seguire, quindi insomma c'è un grande fascino che esercitano. Uh, poi il problema non è solo quello di reprimere, ma ci si dovrebbe interrogare, questo lo si fa meno, uh, perché si arriva a questo, cosa si offre a questi giovani, cosa... però questo è un altro discorso. Certo, intanto le immagini. Prima abbiamo visto delle manifestazioni anticamorra a Napoli. Queste, se non erro, erano le immagini legate alla distruzione di alcune vele di Scampia. Eh, il giudice istruttore Carlo Alemi ha avuto modo di dire che il caso Cirillo è stata la fine di Raffaele Cutolo. Pensava di fare il grande salto, avendo intrecciato rapporti strettissimi con la democrazia cristiana, con i servizi segreti, ma poi lo mollarono. Non so cosa ne pensa un giornalista esperto di fatti di Napoli come Antonio Mattone Beh, la fine di Cutolo cosa... Cirillo io una cosa ve la posso dire perché me l'ha detta proprio Cutolo lui mi ha detto a me non mi ha, non mi ha eh, vinto lo stato ma mi ha vinto Cirillo una cosa ah, che ho sentito ah, dire da lui quindi sicuramente è così perché eh, erano stati fatti una serie di accordi Cutolo aveva un'importanza questa forse, intanto è l'auto di Cirillo che state vedendo. Eh, Un'importanza nella, nella vita, eh, come dire, in campagna, i rapporti politici, i rapporti imprenditoriali, io penso che questo è un, un non credo che abbiamo ancora contezza di quello che ha rappresentato, eh, in questo senso. E, e quindi, non a caso, subito il giorno dopo del sequestro Cirillo, sono andati da Cutolo. Eh. e eh sicuramente trattato, questo è poco ma sicuro. Anche se i brigati... io nel mio libro, ho intervistato anche dei brigadisti, ex brigadisti. Eh, alcuni dei quali stavano a palmi proprio durante la trattativa, e loro negano: negano, ma ah. mh, ci sono delle prove. Il giudice Alemi lo sa so meglio di me delle prove eh, per cui insomma la, la trattativa c'è stata, questo è sicuro. Poi a un certo punto, quando ci si è accorti che aveva superato il limite, eh, quando eh, Pertini si è accorto di chi era, chi fosse questo personaggio, che cosa stava muovendo, dopo tutto lo scoop, il falso scoop dell'unità che mosse tutta, eh, fece scoperchiare appunto il vaso di Pandora, poi eh, si decise che era troppo scomodo e quindi andava eliminato. Tra l'altro quei potenti politici poi, passarono a fare accordi con la, economici con la parte avversa, con la nuova famiglia eh, e Cutolo fu eh, esiliato alla Sinara. Cirillo fu liberato, le BR ottennero un miliardo e mezzo di lire, anche qua poi ci sono molti punti interrogativi, oltre al trasferimento di qualche loro esponente in altre carceri e Cutolo, e Cutolo risponde a Lemi, lo Stato lo riconobbe come interlocutore e ottenne la promessa di poter partecipare con imprese di fiducia alla ricostruzione post terremoto, oltre all'impegno delle BR di togliere di mezzo qualche poliziotto che gli dava fastidio, come accadde con il vicequestore Antonio Ammaturo. Questo quanto detto da Alemi, dicevo poi sul riscatto, sembra che fosse molto più corposo e che una parte sia misteriosamente scomparsa. Questa è veramente. La piccola un... parte pare che se la presa l'intermediato, cioè colui che ebbe. I soldi proprio eh. materialmente in mano diciamo e, uh, e, e l'altra metà fu data sembra la camorra così si dice a cutolo quindi però su, su questo c'è stata molta uh, sì. sono è stata detta la verità insomma ecco. è ancora ancora un giallo ecco per chiudere chiedo sempre a un giornalista molto esperto di territorio com'è cambiata la camorra oggi rispetto alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ho sentito dire un vecchio questore di Napoli dire una volta la camorra non faceva quello che viene fatto a volte oggi, tipo sparare per strada. Se doveva eliminare qualcuno lo faceva in silenzio. Adesso invece questi sono dei decerebrati, testuali parole. Ma io non credo, non credo, perché poi avvenivano sparatorie anche, anche all'epoca, certo. Anche all'epoca all cioè, ci furono persone anche che morirono, furono ferite, eh, così come Cutolo mi ha detto, mi ha detto un, un concetto simile, cioè mi ha detto noi non toccavamo le donne e i bambini, ma eh, non è stato così assolutamente, insomma. Quindi non, questo non è vero, sicuramente è diversa la Camorra oggi. È una camorra più polverizzata, una, eh, poi si avvicina più in qualche modo ai rivali di Cutolo, perché Cutolo aveva una posizione egemone di controllo. Eh, però in ogni caso oggi è molto cambiata. Ci sono queste bande di ragazzini che, che diventano boss, che muoiono giovanissimi, eh, senza scrupoli. Pieni di imbottiti di cocaina, eh? Proprio a eh, questi proprio... si riferiva il questore di cui parlo io, evidentemente. Sì, no? sì, sì eh? no, in questo senso c'è stata una, una differenza, ma che i camoristi dell'epoca fossero buoni, no? Cioè, qua parliamo di oltre 200 morti ammazzati l'anno, insomma. Non no, so più, mi... che, più che fossero buoni, forse lui voleva intendere, non facevano le cose in piazza, perché poi c'era il rischio di avere troppa pulizia, questo. Beh, sì, però. usavano le pallottole vaganti, no? In questo senso. Forse questo voleva dire il questore. Questo non lo so. Eh. Mi sembra che comunque c'erano comunque delle sparatorie. Eh, sì. È cioè, vero. Sicuramente non erano buoni, diciamo, usato un eufemismo, ma eh, non erano così attenti, ecco, direi. Ma quando si trattava di sparare, si sparava senza guardare in faccia nessuno. 200 morti l'anno oggi non ci sono. Eh, è, di, è stata è una diverca... guerra vera e propria quella. una guerra vera e propria sì una guerra eh, terribile sicuramente anche oggi per certi versi è anche più pericolosa questo è vero la camorra di oggi perché non ha freni non ha eh, basta un niente un clic per scatenare eh, un inferno un omicidio non, eh, cioè, forse manca ci... anche un leader come Cutolo Senso, Ma non lo, so, no. perché, eh. non lo so perché poi i piccoli leader ci sono, poi vengono arrestati, nel se ne trova un altro, Putolo è un po' una figura a sé diciamo, era colui che riusciva in qualche modo a, a dare eh, importanza a tutte quelle masse diseredate, tutte quelle persone che non avevano... Uh, non solo avevano cultura, non avevano mezzi, non avevano importanza, lui come una pistola in mano gli diede importanza e lui era un po' gestiva, capì che gestire tutto questo e, e poi una cosa importante, Cutolo ha uh, creato il suo impero all'interno del carcere, l'abbiamo detto, l'ha eh sì. creato di dentro, questo che vuol dire? Vuol dire che non è vero che il carcere uh, fa eliminare la delinquenza, anzi soprattutto quando un carcere è così non controllato, quando, come si dice, no, si, si prende un detenuto, si butta la chiave e, si, e basta, perché così diventa più disperato, più, più bisognoso diciamo, dell'aiuto dei clan. E, insomma, non è vero, io penso che c'è bisogno di un carcere invece che dia speranza, un carcere che dia opportunità. Oggi c'è bisogno di questo, insomma, fermo restando che per chi è condannato per reati gravi eh, è anche opportuno che abbia una carcerazione più, come dire, differenziata. Eh. Anche per eh, l'amico e collega Antonio Mattone avrei tante altre domande, il tempo però stringe, lo ringrazio. Naturalmente, ecco, l'ultima cosa, ma in anteprima possiamo avere il titolo del libro o ancora è tutto, bisogna aspettare. È in fase di... Aspettiamo. Di perfezionamento, però, in anteprima una cosa ve la posso dire: sì. che alla fine a me Cuto eh, lo disse: sì, sono stato io a far uccidere Salvia, cosa che aveva sempre negato ah. sia durante il processo e sia in quella famosa intervista fatta da Gio Marrazzo, che eh, spesso abbiamo visto in televisione: aveva ah, sempre eh. negato di essere stato lui. A me invece ha confermato che era stato lui a far uccidere Salvia. E quindi ci ha dato la notizia, anche un'altra notizia, Antonio Mattone. La promessa è che appena esce il libro ci rivediamo e ne parliamo qui a Cusano Italia TV, Antonio. Intanto ti auguro un buon lavoro e a presto. Grazie, grazie a voi. Grazie al giornalista e scrittore Antonio Mattone, giornalista editorialista del Mattino di Napoli, l'ultimo che eh, vide e intervistò. Raffaele Cutolo nel carcere di Parma e avete sentito ci ha dato anche diverse notizie in esclusiva, oggi veramente tante le notizie in esclusiva che stiamo dando ai nostri telespettatori qui a Crimini e Criminologia a partire dalle rivelazioni che ci ha fatto l'avvocato Gaetano Aufiero, storico legale di Raffaele Cutolo e allora ne approfitto per ricordare che chi si fosse perso la prima parte di Crimine e Criminologia di oggi, la prima e anche la seconda, anche il secondo capitolo, poi subito dopo la fine del programma può andare sul canale YouTube di Cusano Italia TV e lì trovate la puntata caricata interamente sul nostro canale YouTube, così potete vedere anche cosa ha detto, vedere e sentire cosa ha detto l'avvocato Gaetano Aufiero e da ultimo Antonio Mattone. Intanto però restate sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre perché torniamo tra pochissimo con un altro capitolo di Crimini e Criminologia. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo capitolo di Crimini e Criminologia. Ancora la figura di Raffaele Cutolo al centro di questa puntata di Cusano Italia TV, così come abbiamo voluto titolare Raffaele Cutolo o professore della Camorra. Ne abbiamo parlato con il suo storico avvocato, l'avvocato Gaetano Aufiero, e poi con Antonio Mattone, giornalista editorialista del mattino, nonché scrittore che è stato l'ultimo a intervistare Raffaele Cutolo, che se n'è andato con la scatola nera dei suoi segreti di mafia e di Stato, con la lista dei collusi e dei suoi esecutori e i fantasmi degli innumerevoli cadaveri lasciati intorno a sé. Raffaele Cutolo, il super boss che aveva fondato la sanguinaria NCO, la nuova camorra organizzata, inquinando economia e palazzi e inondando di sangue e vendette la Campania e non solo fin dai primi anni 70. È morto, lo ricordiamo all'età di 79 anni nel carcere di Parma per una setticemia legata a una polmonite. Il suo nome resterà per sempre legato a una delle pagine più buie della storia repubblicana la trattativa tra Camorra e Brigate Rosse di cui fu regista assoluto dalla sua cella di Ascoli Piceno, era nel carcere di Ascoli Piceno quando ricevette la visita di esponenti di servizi segreti deviati, esponenti della democrazia cristiana, per chiedere la liberazione dell'allora assessore regionale, DC Ciro Cirillo. Era il suo un assessorato importante dopo che c'era stata la vicenda tragica del terremoto che colpì la Campania nel novembre del 1980. Un patto scellerato, quello sviscerato in migliaia di pagine dal giudice napoletano Carlo Alemi, che porta 2 miliardi e mezzo alle BR. Prima abbiamo parlato di un miliardo e mezzo con Antonio Mattone, ma è chiaro. Anche su questo fatto, come su altri, ci sono fonti eh, diverse, fonti che cambiano. Comunque, tanti soldi alle BR e molti andarono anche a questi intermediari rimasti sconosciuti. Molti sostengono che una parte di quei soldi andò anche a Cutolo e alla stessa NCO. Oltre 10 ergastoli sulle spalle di Cutolo. L'avvocato ci ha detto 14. Per l'esattezza e tanti ergastoli poi in massima sicurezza in carcere duro dal 1982 cutolo per volontà dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Era stato sottoposto da 28 anni prima di morire, come detto nei giorni scorsi, al 41 bis. Il suo disegno era affermarsi come carismatico boss, si esprimeva bene in italiano rispetto a ad altri detenuti quando era in carcere creò la nuova camorra organizzata proprio lì eh, nel carcere di Poggio Reale si atteggiava a difensore del popolo come detto sapeva leggere e scrivere eh, rispetto ad altri detenuti e per questo fu soprannominato o professore oppure don Tra peraltro e qui ci si divide si dividono in tanti eh, il grande De André dedicò sembra una canzone Don Raffaele e Don Raffè a proposito della figura del capo della nuova camorra organizzata, pare che quella canzone eh, piacesse molto a Raffaele Cutolo. Icona del male che si nutre di consenso sociale, cui si ispira il film che abbiamo citato prima, Il Camorrista, girato dal futuro premio Oscar Giuseppe Tornatore e tratto dal libro di Gio Marrazzo. Potevo salvare Aldo Moro, ma fui fermato. Fu questa l'ultima di una serie infinita di rivelazioni che non rivelavano poi di fatto né eh, cose concrete, fatti precisi, né nomi e cognomi. Il super boss dichiarò questo nel 2016 ai magistrati napoletani Giuseppe Borrelli e Ida Teresi. Per Ciro Cirillo disse si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno. Per lui i politici mi dissero di fermarmi. Solo otto mesi fa, dopo l'ennesima istanza di detenzione domiciliare, stavolta basata sul rischio Covid, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel motivare il diniego, aveva sottolineato come Cutolo, ancorché anziano e malato, continuasse a essere un simbolo pericoloso. Si può ritenere, scrissero i giudici, che la presenza di Cutolo Potrebbe rafforzare gruppi che si rifanno tuttora alla nuova camorra organizzata, rispetto ai quali Cutolo ha mantenuto pienamente il carisma. Lo ricordiamo, nato nel 1941 nel paese vesuviano di Ottaviano, il cui storico Castello Mediceo, ne abbiamo parlato prima con eh, Antonio Mattone, riuscirà a comprare Cutolo con oltre 200 milioni di vecchie lire e ad abitare come segno di massimo potere sul territorio. Cutolo usa le sue doti di leader per costruire un esercito di camorristi che monopolizzano traffici, attività e rapporti con pubbliche amministrazioni. Nel 1963 il primo omicidio, anche di questo ne abbiamo parlato con Antonio Mattone, eh, molti hanno sempre detto uccise un ragazzo che aveva fatto un apprezzamento pesante sulla sorella dagli occhi di ghiaccio. Rosetta, invece Antonio Mattone ci ha detto che le cose poi non andarono proprio così, comunque si è sempre molto romanzato attorno alla figura del professore della Camorra. Quello però, una cosa è certa, quello fu l'inizio di una parabola criminale che attiva connessioni con boss siciliani, calabresi, pugliesi e con la banda della Magliana, il suo impero all'epoca vale miliardi dai primordi del contrabbando di sigarette ai grandi appalti legati a quello che fu il post-terremoto dell'Irpinia del 1980, fino ad eliminare fisicamente in massa o a dare la caccia per anni agli acerrimi nemici della nuova famiglia di Carmine Alfieri. Una striscia di sangue lunghissima, una striscia, una scia di barbarie durata per oltre un ventennio. Erano gli anni delle stragi sulla strada, dei 300 morti di camorra all'anno. Cutolo che evade dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa nel 1978, grazie, pensate, a una carica di nitroglicerina piazzata su un muro perimetrale. Cutolo che nell'ipotesi caldeggiata anche eh, dal giudice Alemi, ma mai provata, Ordina e ottiene anche l'omicidio dell'allora capo della mobile Antonio Ammaturo, ucciso nel luglio dell'82 perché aveva osato arrestare proprio in un summit a quel, in quel castello mediceo Roberto, il prediletto figlio unico all'epoca del padrino, che sarà poi a sua volta crivellato di colpi dai nemici del padre. L'altra erede, Denise, ha solo 14 anni, ne abbiamo parlato prima. Nacque attraverso l'inseminazione artificiale autorizzata dal Ministero di Giustizia nel 2001. Il padrino che aveva cancellato, devastato mille vite, implorò lo Stato di poter far nascere una sua uh, creatura, una sua uh, figlia, dopo che appunto, come detto, aveva perso l'altro figlio che era stato assassinato e da quello che abbiamo appreso nel tempo ucciso dalla Ndrangheta. Ma ora ci concentriamo su un fatto di cui si è molto discusso ultimamente, torniamo a parlare dei funerali particolari di Raffaele Cutolo. Non ci sono stati dei funerali pubblici, sono stati dei funerali in forma privata, questa è la Mercedes eh, del boss della nuova Camorra organizzata che ha portato proprio il feretro di Cutolo nel cimitero di Ottaviano, ecco quanto hanno uh, così scritto alcuni cronisti che erano presenti, come eh, i colleghi amici della Reuters che hanno scattato le foto che state vedendo. Hanno filmato da qualche balcone, poteva sembrare uno dei tanti, ma tornava in un carro Mercedes da 200.000 euro l'irriducibile Raffaele Cutolo, trascurabile lusso dell'ultimo viaggio. È finito a riposare accanto a suo figlio e in mezzo ai rivali e ai nemici, molti dei quali fatti uccidere da lui. Tra la tomba dell'amato primogenito Roberto, ucciso con dieci pallottole a tradate poco prima del Natale del 1990, e a pochi metri, come detto, dai resti del nemico di chi invece lui aveva ordinato di uccidere e anche di nemici che avevano ucciso suo figlio il mandante di una delle tante vendette germogliate dalle stragi cutoliane, il boss Mario Fabrocino. Poteva sembrare anche uno dei tanti a vedere sfilare l'altra notte quel feretro dietro i vetri, solo quella bara nel buio del suo paese ai piedi del Vesuvio, in fondo a una vita interamente consacrata al nero delle strategie mafiose, su tutte, lo abbiamo detto, la trattativa tra Stato e Camorra e i 3 miliardi circa per la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo e ricordiamo peraltro, secondo molti, anzi, in base a quelli che sono i documenti, quella fu la prima vera e propria trattativa Stato-Mafia, quindi precedente all'altra degli anni 90. Se non fosse che la salma del fondatore della NCO morto a 79 anni nel carcere di Parma è passata su strade blindate, è stata scortata per 700 chilometri dalle volanti, è stata attesa alle falde del Vesuvio da un imponente servizio d'ordine, composto di oltre 100 tra poliziotti e carabinieri. Una consegna, per così dire, tra virgolette, che lo Stato ha voluto anticipare di 8 ore per depistare eventuali spontanei omaggi all'uomo, record di ergastoli. E controllata. All'arrivo nel cuore di Ottaviano, da un maggiore dell'arma dei carabinieri che della cappella di famiglia e di tutte quelle attigue, come delle strade a ridosso della cittadina, aveva controllato ogni angolo prima di dare l'ok. Ok poi alla benedizione consumata in forma privatissima, intanto immagini significative di quando, un po' di anni fa, lo Stato, se non ricordo male, il ministro dell'interno era Angelino Alfano. Fu costretto per una nuova situazione grave a Napoli e in Campania legata alla guerra di Camorra a mandare l'esercito, come vediamo, ma erano altri tempi rispetto a quelli di eh, Raffaele Cutolo. Il boss, ora da morto, non fa più paura, ma può ancora suscitare devozione o rimpianti sotto quei manifesti a lutto che rimuovono Cutolo ed è, che è come se parlassero di un altro Raffaele. 50 anni di lutti e violenze tra un serenamente si è spento e cara esistenza, il soprannome Edulcorato, detto eh, a proposito e monache, il più vecchio, mentre la guerra tra clan lo registrava come o professore, come abbiamo titolato noi, oppure o pazzo, che suonava come una beffa, visto che fu la perizia a consegnarlo all'ospedale psichiatrico di Aversa, dal quale... Evase dopo aver fatto saltare con la nitroglicerina un muro di cinta e rivendicava Cutolo di non essere matto. Signor Presidente, disse in un'audienza emblematica, rivolgendosi alla Corte alla fine degli anni Ottanta, non rispettano neanche la legge sulla mia persona. Anche il Tribunale di Strasburgo si è espresso sul fatto che io dovevo stare in, ma in manicomio e non in prigione. Le ripeto, io non desidero effettuare un'ennesima perizia, perché alla luce dei giochi di un certo potere c'è chi mi vuole pazzo perché gli fa comodo e quindi per il criminale non pazzo il funerale diventa missione speciale. Come abbiamo visto dalle immagini, era notte fonda, appuntamento a mezzanotte al cimitero, come si conviene quasi a un romanzo di ferocia criminale e a un padrino che non contemplava pietà che guardava negli occhi lo Stato mentre ne infiltrava spazi e ne comprava uomini e uffici. Tutto si svolge davanti allo strettissimo nucleo di familiari vestiti a lutto. C'è anche eh, l'ultraottantenne, ormai eh, Rosetta, la sua sorella, appena 15 persone in tutto e quante corone, ecco questa è Rosetta Cutolo, quante corone e omaggi floreali abbiamo dovuto rifiutare. Ha raccontato un parente agli operai del Camposanto, quindi questo ha conferma che ancora un seguito Cutolo lo aveva. Il feretro del boss è partito sabato pomeriggio dall'Emilia. L'ho portato io, le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro eccellente, otto ore scortato, sempre. Questo ha raccontato uno dei fratelli Aprile, titolari delle pompe funebri. La vedova, Immacolata, sua figlia adolescente, Denise, questa è Immacolata, Iacone. Erano già partite da Parma il giorno prima e sono arrivate alla Cappella di Ottaviano con gli altri delle case del centro storico. Quel rione San Michele non lo hanno mai abbandonato, specialmente dopo che il castello mediceo di Ottaviano, acquistato dal super boss, gli fu sottratto, confiscato e oggi, come anche abbiamo visto nelle foto e vediamo ancora, è un fiore all'occhiello del comune per così dire decutolianizzato pochi giovani nel gruppetto numerosi, gli anziani che della saga contro i nemici della nuova famiglia ne conoscono le croci e le tombe di quel cimitero, come il fratello di Raffaele, Pasquale, o appunto abbiamo detto la sorella Rosetta, che scende dall'auto con uno scialle di lana avvolto intorno alla testa. Sapete, è umido per lei, sottolineano. Nonostante l'età però, conserva la postura della donna vestale. Che per tutta la vita ha protetto affari e relazioni del fratello con semplici sguardi di sfida o di assenso. Non è un caso che perfino i verbali, ormai archeologia giudiziaria, la chiamassero Occhi di ghiaccio. Oggi sembrano solo umidi di vecchiaia e forse saturi di ricordi. In 40 minuti tutto finito. Anche un professore sepolto nella notte di nascosto. Mercedes permettendo. Peggio di un comune mortale. Questo per raccontare in pochi minuti la storia di Raffaele Cutolo. Ne avevamo parlato nei primi due capitoli con l'avvocato eh, famoso, più famoso, oltre a Paolo Trofino, del boss che fondò la nuova camorra organizzata. Raffaele Cutolo, il legale Galtano Aufiero, e poi ne abbiamo parlato con il giornalista Antonio Mattone, che fu l'ultimo a intervistare Cutolo nel carcere di Parma, prima che appunto eh, recentemente poi morisse, ma era necessario riassumere una lunga storia. Ci sono anche tanti fatti, ovviamente, che non abbiamo potuto riassumere, perché la vicenda della nuova Camorra organizzata, che comincia col con controllo del contrabbando, per poi passare al controllo del mercato degli stupefacenti, unito al controllo della speculazione edilizia. Cutolo crea un impero. Un impero che consente anche di dare eh, da vivere, da mangiare a tanta gente che non, ha, non aveva in quel momento un lavoro, un sostentamento. Ecco perché per molti era un vero e proprio santo. È un paradosso, sembra un paradosso, ma è così. Chiudiamo eh, questo terzo capitolo dunque di crimini e criminologia. Tra poco, la quarta e ultima parte, parleremo ancora. Di Raffaele Cutolo con il professor Marino D'Amore, ma poi apriremo la Galleria degli Orrori. Oggi parleremo di un fatto particolare, un fatto molto lungo peraltro nella storia, cominciato nel 1944 e finito nel 1983: la storia del presunto mostro di Bargagli, un lungo, lunghissimo mistero italiano. Restate sintonizzati sul 264 del digitale terrestre perché torniamo tra poco. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, quarto e ultimo capitolo di Crimini e Criminologia. È diventato un vero e proprio, eh, così per così dire, una trasmissione monografica dedicata alla figura di Raffaele Cutolo, o professore della Camorra. Però continuiamo a parlarne in questo quarto capitolo, però anticipo che poi volteremo pagine, andremo alla Galleria degli Orrori. Oggi parleremo peraltro... È una storia che ci è stata segnalata da un telespettatore. Ne approfitto ovviamente per eh, invitare tutti coloro che sono all'ascolto se avete dei serial killer particolari, dei mostri da segnalare che vi piacerebbe eh, fossero approfonditi qui a Crimini e Criminologia eh, fatelo pure perché noi poi li analizziamo con l'ospite che vado a presentare come di consueto il nostro compagno di viaggio il professor Marino D'Amore. Bentornato. Grazie, buonasera a tutti sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo, però come detto eh, questa è una sorta di appendice eh, che continua a parlare della figura di Raffaele Cutolo, pro professor d'Amore, perché eh, potremmo dire da, da professore a un professore, eh. Beh, Cazzo. Eh, sì, se, una connotazione di diversa la sua, professori diversi sicuramente, eh sì. però ha caratterizzato veramente un, un arco Particolare della storia della Repubblica Italiana, anche se lui quel lasso di tempo lo ha vissuto praticamente in carcere, muovendo i fili dal carcere. Sì, è stato un indiscusso protagonista della criminalità organizzata degli anni Ottanta, tra l'altro uno dei primi eh, protagonisti, anche in questo senso, della dialettica tra istituzioni e criminalità organizzata. Eh, ricordiamo anche il suo coinvolgimento nell'eventuale ritrovamento di Aldo Moro quando fu rapito dalle da Brigate Rosse, eh, i contatti con la banda della Magliana, insomma, o professore, o, come è citato nel film, che dopo citeremo, insomma, o professore Vesuviano, nel bellissimo film di Tornatore, è stata una figura chiave che, come ha detto lei, ha vissuto molto nella sua esistenza in carcere, ma anche da lì è riuscito a Uh, sovvertire anche gli equilibri che c'erano nella criminalità organizzata campana e quindi a svolgere un ruolo sicuramente egemone, centrale all'interno di quelle dinamiche e soprattutto a far riecheggiare anche uh, la sua storia anche quando poi. Il regime di, di 41 bis e di isolamento eh, forzato è stato un po' tra virgolette detronizzato per certi versi, ma la sua figura e il suo nome hanno riecheggiato nel tempo perché, in quel momento, è stato davvero un, una figura centrale di quel tipo di, eh, di avvenimenti e, soprattutto, di un certo eh, rapporto che ha avuto anche con i mezzi di comunicazione. È stato uno dei primi a sfruttare i mezzi di comunicazione tentando di quello che in ambito ecologista, ecologista si definirebbe greenwashing, tentando di pulire la facciata della criminalità organizzata e passando molte volte, facendo passare il messaggio della sua figura come quella di un benefattore che aiutava i più bisognosi. Eh sì, infatti in tanti approfondimenti, reportage, interviste, Vox Populi che vengono realizzati, mi è capitato di vedere anche una persona che ha detto... Eh, spero di non avere mai problemi di salute, ma qualora eh, ne avessi e avessi bisogno di sangue, mi farei far fare, fare una trasfusione col sangue di Cutolo, perché quello è il sangue di un santo. cioè Questo per dire, no, nell'immaginario popolare, quello che poi comunque ha rappresentato e rappresenta ancora, se eh, sono stati vietati i funerali pubblici, eh, è stato fatto tutto in gran segreto, perché c'è ancora. Chi lo vede così? In un certo contesto socioculturale è stato indubbiamente mitizzato. Mitizzato. E questa, questa sorta di idolatria nasce anche dal fatto della, della non tangibilità della figura della non visibilità, nel senso che st essendo stato molto tempo in carcere non si è avuto un contatto diretto anche con la sua presenza, anche sul territorio, no? un territorio che la criminalità organizzata ha gestito e governato per tantissimi anni, in tantissime declinazioni, no? dal racket alla prostituzione alla droga. E questo ha contribuito molto no, a glorificare in un'accezione negativa la sua, la sua figura. Eh, per certi ambienti ancora rappresenta un simbolo, è, è inutile dirlo, anche perché questo spiega le misure eh, rivolte verso il funerale che avrebbero amplificato questa mitizzazione. E poi c'è da dire anche eh, un'altra cosa: che lui emerge i eh, leader solitamente, i leader ovviamente con tutte le contestualizzazioni del caso, emergono soprattutto nelle situazioni di crisi. Cutolo, la figura di Cutolo emerge in una situazione in cui il Meridione negli anni Ottanta versava in una condizione, in molti casi, di indigenza, di grandi sacche di povertà, di grandi sacche di disoccupazione. La Situazione ovviamente è migliorata, non è risolta rispetto al passato, ma è sicuramente diversa rispetto a aggravata anni 80. dal terremoto dell'80. Il terremoto dell'80 è stato il punto focale che ha eh, amplificato, esacerbato questa crisi e ha permesso che lui, per tanta parte di, quel, di quella popolazione, di quelle comunità rappresentasse un simbolo di rinascita e di rivalsa rispetto anche a quelli che ritenevano essere uno Stato che fondamentalmente non si occupava troppo di quelle questioni. Come vedremo poi le cose non sono andate proprio così, ma questo era il messaggio, era l'immagine che passava da quel tipo di narrazione. E peraltro una svolta per la nuova Camorra organizzata a livello di introiti, quel terremoto, no? perché ha parlato di lei di varie declinazioni, racket, aggiungo, iniziò anche col contrabbando di, di sigarette se vogliamo... Cutolo si può considerare anche il fondatore di quella che è la Sacra Corona Unita eh, in Puglia. Ha comunque sì. avuto una certa influenza. No? Una Però certa... poi la speculazione edilizia su tutte. Sì, sì. Poi altra figura centrale è anche quella della sorella eh, Rosetta, Rosetta, che, che detto... quando lui era in carcere diciamo così, era un po' il suo luogotenente. Il no? punto, di il punto di riferimento sul territorio e che poi riusciva a intrattenere dei legami anche con la politica. Quindi inserendo anche dei propri uomini all'interno della politica del tempo, eh, sicuramente è entrato in, in tantissimi altri discorsi di tipo, di, di tipo criminale riguardo a come diceva lei, la Sacra eh, Corona Unita, ma la stessa mafia, eh, la Banda della Magliana, come dicevo prima. Questo ha cercato quasi di. Eh, Realizzare e di concretizzare una sorta di sinergia del male che, per, per un certo periodo, ha, ha sfruttato in maniera assolutamente consapevole e con grande maestria, ovviamente, con un indotto economico importante, sia a livello personale, ma sia a livello territoriale, per le persone che avevano bisogno. Non dimentichiamo che le persone che finivano in carcere. Avevano le famiglie sovvenzionate proprio da questi introiti da Cutolo, il che glorificava ancora di più la sua immagine. In questo senso, ha rappresentato sicuramente, ripeto, in un'accezione che è contestualizzata in ambito criminale. Ma una figura importante di quegli anni. Nicolino Selis era il referente di Cutolo no? nella banda della Magliana. E per eh, chiudere il discorso su Raffaele Cutolo, l'abbiamo sottolineato anche nei precedenti capitoli. La trattativa con la DC, eh, servizi segreti deviati e brigate rosse per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo si può considerare la vera, prima vera e propria trattativa Stato-Mafia. Sì, la, la, il, la collaborazione, il dialogo nasce da lì e quando quel tipo di dialogo ha dato effettivamente un, un risultato si è capito che quella, quella strada poteva essere battuta anche in altri ambiti con risultati alterni come abbiamo avuto modo di vedere insomma il più importante eh, è anche eh, il, il caso che ha riguardato Aldomoro no che eh, è riuscito lui a... ha sempre detto che aveva trovato la prigione di Aldomoro sì, sì, grazie sì. anche alla banda della magliana però poi e che poi a un certo gli disse... momento gli disse di fermarsi qualcuno e effettivamente questa è la storia ufficiale che almeno è, è, è venuta fuori da, da, dalle sue parole e questo è sicuramente sintomo e sentore di, una, di un dialogo fertile ma soprattutto continuo, reiterato nel tempo ed è una cosa che poi si è protratta anche fino a Falcone e Borsellino, insomma gli ultimi in ordine di tempo ma non di importanza che sono riusciti ad aprire un po' questo vaso di Pandora. E poi una persona, ce ne sono stati altri di Boss che non si sono mai pentiti, però rispetto a tanti lui non si è mai pentito, anche, ha sempre detto che il pentimento sarebbe stato come uccidere nuovamente le sue vittime. Sì, cioè una persona da un certo punto di vista coerente, se no? stato Sì, nella, nella drammaticità del, del suo operato è stato assolutamente coerente e, e tra l'altro un personaggio fortemente mediatizzato. Abbiamo parlato prima del, del film Il camorrista di Tornatore con il protagonista Ben Gazzarra, ma eh, dobbiamo riferire le questioni della nuova Camorra organizzata anche alla vicenda di Enzo Tortora. Certo. Perché alcuni dei più grandi accusatori del presentatore italiano furono proprio i, i personaggi più vicini a Cutolo. Pandico, Peppe Barra, eh, Filippo eh, il Bello, insomma, erano tutti personaggi che eh, occupavano posti apicali della nuova camorra organizzata e che diedero vita anche un altro fenomeno importante che è quello del pentitismo. Uh, ovviamente con tutte le strumentalizzazioni in quel caso della situazione e, e questo non fece altro che amplificare ancora di più la visibilità di quell'organizzazione e dei suoi protagonisti. Visto che è morto recentemente chiudiamo lo spazio legato a Raffaele Cutolo ricordando quello che lui disse a Enzo Biaggi a proposito della morte dicendo che non gli faceva paura la morte perché la morte la devi accettare questo tanto per chiudere il discorso voltare pagine andare alla galleria degli orrori con Emanuele Forcina in cabina di regia eccoci al mostro di bargagli eh, professor d'amore abbiamo titolato un lungo mistero italiano ringraziamo ancora il telespettatore che ci ha segnalato questa, questa storia incredibile aggiungo lo ha fatto commentando uno dei video eh, che sono pubblicati sul eh, canale YouTube di Cusano Italia TV ci ha chiesto perché non parlate del mostro di Bargagli quindi invito tutti naturalmente a fare altrettanto se avete delle segnalazioni è una storia incredibile perché in realtà non esiste un mostro in questo caso la prima risposta che mi viene in mente è perché non parlate del mostro di Bargagli perché ci vorrebbero 5-6 puntate innanzitutto per, <ride> per innanzitutto. descrivere cercheremo completamente cercheremo di sintetizzare ma eh, esatto. anche è una storia intricata legata anche alla seconda guerra mondiale è una storia che si divana nell'arco di circa 40 anni e, e già questo la dice lunga anche sulla sua eh, predisposizione a una narrazione non solo criminologica ma anche cinematografica, anche Eppure letteraria. Non ci hanno fatto mai un film, forse no. perché è talmente vasta. Come, eh, però, eh, qualche spunto, qualche idea, ecco, da questi, da questi studi può partire un'idea per questo tipo di, di racconto. Ehm, è una, come ha detto lei, è una vicenda che nasce... Praticamente alla fine della seconda guerra mondiale, eh, anche se diciamo così, i germogli, i semi che poi hanno dato vita a tutta la sua, la sua evoluzione nascono nel 1941, perché c'è un carabiniere, eh, Carmine Scotti, eh, che eh, inizia a indagare su una banda che opera proprio a Bargagli, ed è la banda dei Vitelli. Eh, cosa faceva questa banda? Praticamente eh, macellava clandestinamente dei vitelli e poi vendeva la carne. Allora c'era insomma il razionamento dei cibi, no? bisognava certo, in tempo di guerra... Certo, il mercato nero. Mercato. Intanto vediamo delle belle immagini di Bargagli come oggi, come è stata esatto. anche nel tempo. C'era un assiduo controllo e eh, i componenti di questa banda tentavano di eludere questo controllo con il mercato nero, appunto cercando di vendere questa, questa carne clandestinamente. Scotti scoprì questo, eh, questo insomma questo giro economico questo giro. Abbastanza, abbastanza clandestino e tra l'altro malcelato perché poi la comunità di Bargagli lo sapeva ma nessuno denunciava perché effettivamente la carne era molto importante in quel periodo. Lo abbiamo e... visto intanto Carmine Scott in foto. Eccolo. Esatto, e denunciò molti dei componenti di questa banda che effettivamente furono, furono arrestati. Poi dopo l'8 settembre del 43, quando le sorti italiane... Uh, insomma, hanno uh, avuto un epilogo molto difficile. Ci siamo trovati i nemici in casa, i tedeschi, il re che scappa gli ex verso, alleati, no? gli ex alleati gli verso il sud Italia e quant'altro. Molti dei carabinieri si uh, arruolano, iniziano a collaborare con i partigiani. E le persone che invece erano state arrestate, alcune vengono liberate. E cosa fanno? Anche loro per regolare i conti, tra virgolette, iniziano, sapendo che il carabiniere Scotti, che era il principale accusatore, colui che aveva maggiormente contribuito al loro arresto, iniziano ad entrare anche loro nelle fila dei partigiani proprio per avvicinare Scotti. Di lì è molto semplice perché accusano Scotti di un falso collaborazionismo con le forze tedesche, lo torturano e poi lo uccidono. Intanto. La regia ci propone immagini storiche legate alla seconda guerra mondiale in Italia. Qui vediamo gli alleati in azione perché stiamo parlando proprio di quegli anni, 1944. Omicidi avvenuti tra il 14 febbraio del 1944 e il 30 luglio dell'83 però. Sì. Vanno avanti questi omicidi a Bargagli, paese sulle colline genovesi genovesi della Val Bisagno. parliamo e la Liguria, e salutiamo tutti coloro che naturalmente seguono il canale 264 del Digitale Terrestre dalla Liguria. Ma è soltanto Bargagli l'epicentro di tutte queste morti? Diciamo che è il centro nevralgico, eh. sicuramente, ma anche il circondario, perché come sappiamo i partigiani si nascondevano tra le montagne. Tant'è vero che il vero eh, seme catalizzatore di queste vicende è un fantomatico tesoro. Ecco, infatti stavo per chiedergli... Eh, per chiederle, ruota tutta attorno a un tesoro, storia... a un tesoro che eh, doveva essere trafugato dall'Italia, un tesoro eh, che era stato, di cui si erano appropriati i nazisti che stavano ripercorrendo l'Italia per scappare fondamentalmente, no? pressati dalla, dalla risalita degli americani. Eh, e questo tesoro era composto da gioielli, denaro, ehm, molto, molti di questi valori erano stati sottratti agli ebrei del luogo. Ecco, sto per chiederle da dove arrivavano questi valori. Esatto. Beni. E, e quindi questo tesoro diventerà un po', eh, come dire, il motivo per cui ci saranno in seguito altre morti. Ecco, abbiamo parlato della ipotesi tesoro, però poi nel corso degli anni, no? Emergono altre ipotesi, anche se quella del tesoro resta sempre la più forte. Eh, le evoluzioni riguardano gli anni 40, quando vengono uccisi altri due carabinieri. Sì, eh, vengono uccisi altri due carabinieri, tra l'altro vengono uccisi anche quattro partigiani che sembra si stessero spartendo questo tesoro e, e verranno, ci saranno delle uccisioni anche nelle file dei nazisti. Perché anche loro sembra che cercavano di rimpossessarsi di questi beni, di questi valori. Eh, fatto sta che la figura centrale, anche alla luce di questi nuovi omicidi, rimane quella del carabiniere Scotti, il cui corpo verrà se seppellito da un'altra figura importante di questa storia, che è Musso, il becchino di Bargagli, il becchino del paese, il quale però eh, nasconderà per molti anni il reale luogo in cui è stato seppellito il carabiniere e questa, questa, questo particolare diventerà fondamentale almeno nel cercare di chiarire questa vicenda che per molti versi rimarrà oscura. Ho oh, preciso i due carabinieri, nei due carabinieri di cui parlavo prima c'è Carmine Scotti, l'altro è Candido Cammereri, eh, entrato anche lui come partigiano nella Resistenza, ucciso il 5 novembre del 1944 in uno scontro a fuoco con i tedeschi, però poi questa versione fu messa in dubbio. Ma andiamo alle indagini. Del, Dell'immediato secondo dopoguerra, perché poi si continua a indagare e spuntano altri cadaveri: sì, spuntano altri cadaveri. Per un certo tempo c'è una sorta di calma apparente. Diciamo che eh, la figura di Musso, che eh, come dire era diventata una figura importante, in quanto poi aveva, si pensa avesse partecipato attivamente all'uccisione del carabiniere Scotti, e poi collabora nascondendo, celando il luogo del, del seppellimento del carabiniere stesso. Verrà trovato morto nel 61 in un dirupo con la testa fracassata. Questo particolare è molto importante perché il modus operandi dell'ipotetico mostro di Bargagli sarebbe stato proprio il colpo del macellaio, ossia una mazzata o una sprangata in piana fronte, come allora purtroppo si uccidevano eh, i vitelli e qui torniamo, alla, e banda qui torniamo alla banda dei vitelli. E sarà una cifra, una firma stilistica che accompagnerà molto delle morti che poi seguiranno a quella di Mosso. Quindi è, è più giusto, se vogliamo parlare di mostri di Bargagli, presumibilmente, no? in tutto questo tempo, se c'è stato un serial killer, comunque un serial killer che è legato al tesoro, Perché ipotesi si possono fare in tal senso? Allora, che idea si è fatta lei? Lo sviluppo temporale è sicuramente, come ha sottolineato lei, un, un segnale importante del fatto che ci, possa essere, ci possano essere stati dei tentativi di emulazione, quindi non solo la presenza di un unico mostro, ma di persone legate a quella vicenda che hanno tentato di mettere a tacere tutto ciò che circolava, tutte le voci che circolavano, comunque i racconti intorno al ritrovamento di quell'ipotetico tesoro. Uh, quindi sembra strano pensare che una carriera omicidiaria, anche se non è improbabile, ma è quantomeno difficile pensare che una carriera omicidiaria si possa estendere per circa 40 anni. Questo Facendo la franca. Facendo la franca. Tra l'altro rimanendo nel più assoluto anonimato, certo. non solo facendola franca. E questo è il primo esempio. Secondo eh, fattore da, da considerare e eh, che io ritengo davvero importante è il fatto che poi le morti che sono seguite a quella di Musso e a quella del Carabiniere Scotti sono tutte legate direttamente o indirettamente a questa vicenda, a quella del Tesoro. E sono comunque molti, ad esempio, erano degli ex partigiani, che quindi necessariamente del luogo, necessariamente dovevano conoscere eh, quella vicenda. E altre persone eh, vengono uccise perché associate indirettamente a quegli altri personaggi, a quelli dei partigiani. Inoltre ci saranno anche dei suicidi sospetti, il che oltre a ingarbugliare sempre di più e ad alimentare il mistero che circola e che contestualizza questa vicenda, farà pensare sempre di più che... La, eh, non, il non chiarimento dell'autorialità di questi omicidi è direttamente proporzionale al fatto che effettivamente il fulcro, il centro nevralgico, il nucleo eh, esplicativo di questa vicenda è sicuramente il tesoro, perché poi effettivamente quando verranno eliminate tutte le persone legate a quel tesoro, il mostro, o almeno il sedicente mostro, cesserà di uccidere. Intanto vi do la regia, anche se stiamo parlando di fatti, adesso ci avviciniamo agli anni Ottanta, lasciamo gli anni 40, però visto che è un fatto che nasce durante la seconda guerra mondiale abbiamo delle belle immagini che riguardano ecco, com'era il nostro paese, eh, non eh, in maniera specifica la Liguria, ma diciamo l'Italia durante quegli anni. Parliamo degli anni 40, però mentre vediamo anche le immagini... Di storia, questa sembra un po' no? una puntata a metà tra crimini e criminologia e a spasso nel tempo, perché Beh. parliamo molto di, di storia del nostro paese, di seconda guerra mondiale. Dicevo, arriviamo agli anni '80. Il 10 novembre dell'80, Francesco Fumera. 70 anni, contadino sardo che accudisce i terreni della chiesa, viene ferito al braccio da un colpo di fucile. Dopo eh, poco più di un mese, il 20 dicembre, Carmelo Arena, 56 anni, disoccupato siciliano, viene ferito da un colpo di fucile e morirà dopo un'agonia di 5 giorni. Il 30 luglio dell'83 viene uccisa la baronessa Anita de Magistris, trovata con il cranio fratturato da un colpo di spranga. Era vedova peraltro di un ufficiale tedesco che era stato a Bargagli durante la guerra e che fu ucciso nell'agguato del 19 aprile al bosco della Tescosa a Bargagli. Non era di Bargagli, ma ci tornò dalla Germania dopo la scomparsa del marito. Eh, e qui torniamo, sembra quasi veramente che ci sia o una caccia al tesoro o comunque un andare a cercare il tesoro. Guardi i casi di le morti di uh, Arena e di fumera ci fanno pensare che effettivamente ci siano dei tentativi di emulazione perché cambia il modus operandi ma di emulazione o di protezione del tesoro protezione del tesoro ah, ecco. e di emulazione nel senso di tentare di far capire che effettivamente il mostro stesse ancora operando anche se poi e manca... che non fosse legato al tesoro esatto perché? manca l'elemento più importante che è il modus operandi che è la cifra di ogni serializzazione omicidiaria ossia il colpo del macellaio di cui abbiamo parlato prima le fucilate si inseriscono in questo contesto in modo abbastanza anomalo eh. tra l'altro bisogna dire c'è un altro personaggio che negli anni 70 muore che è canobbio che eh, è un ex partigiano il quale viene assalito una prima volta con una sprangata in testa ma riesce a sopravvivere non denuncia l'aggressore perché dice di non averlo visto e poi verrà trovato morto nelle campagne di Bargagli con lo stesso modus operandi, come se quel lavoro fosse stato interrotto o lasciato a metà. E insieme a quella morte ce ne saranno altre legate agli stessi personaggi, Maria Ricci, eh, Lava Cavia. Insomma, tutti i personaggi legati a quel contesto che invece inevitabilmente fanno riferimento alla morte di Scotti. Arena, per esempio, e, e, e Fumera sono due vittime che. Si staccano un po' da questa narrazione mentre la contessa De Magistris ci rientra a A proposito di questo, ecco le indagini negli anni Ottanta. Il sostituto procuratore Maria Rosaria D'Angelo apre una nuova inchiesta che porta a rilevare una connessione tra quattro dei delitti di Bargagli Carmine Scotti, Gerolamo Canobbio, come ci diceva proprio il professor D'Amore, Giulia Viacava e Anita De Magistris. C'è la richiesta di 12 mandati di comparizione. Sì. Avviene? Cosa avviene dopo? 12 mandati di eh, comparizione, tra cui anche quella di Pistone, che era un carabiniere che aveva eh, aderito anche lui alla, eh, alla, alla resistenza, insomma era diventato partigiano, e che però insieme a un altro personaggio chiave di questa storia, che è Pietro Cevasco, verrà trovato eh, suicida, impiccato, anche lui però in circostanze misteriose. Perché dico che eh, la De Magistris rientra pieno poi in quella sorta di evoluzione omicidiaria che al limite potrebbe avere lo sviluppo della carriera e della serializzazione di uno stesso autore? Perché anche lei viene uccisa a Sprangato nel 1983, quindi quando ormai le acque sembravano essersi calmate. Ed è una vicenda particolare perché la De Magistris, come ha giustamente sottolineato lei, era la moglie di un ex esponente importante delle forze tedesche in Italia. Ufficiale, un ufficiale tedesco quindi. Che eh, alla morte del marito era voluta ritornare a tutti i costi a bargagli, cosa faceva lei? Um, faceva una vita molto semplice, um, entrava in contatto con la comunità, ma soprattutto dirigeva il coro della chiesa, ah. sembra che la sua morte sia dovuta al fatto che stesse in quel periodo musicando una ballata che ripercorreva la storia del carabiniere scotto, ah, che era ecco. morto nel 1944. Quindi. Sembra quasi che lei. Simbolicamente fosse l'ultima voce davvero attendibile di quella vicenda, e come ultima voce fu uccisa nello stesso modo con una sprangata in testa. Ecco, questa è un po' la chiosa di questa storia, che, però, non ha assolutamente chiarito nessuno dei punti, anche perché le persone che, come uh, ha detto lei, vennero poi coinvolte in ulteriori indagini. O per morte naturale o per assenza di prove, verranno poi abbandonate all'oblio della vicenda. E infatti, l'inchiesta anche degli anni Ottanta di fatto si arena, non, non porta a nulla. No, no il, il mostro di Bargagli rimarrà anche per certi versi, una sorta di invenzione giornalistica. E qui rientriamo nel campo della mediatizzazione. Poi perché... abbiamo parlato del mostro di Modena, no? Ma è, quella è una cosa diversa: perché si ipotizza un serial killer delle prostitute: esatto. Il mostro di Milano, non, è, non sappiamo è esistito un mostro di Milano, però è un'invenzione, eh, un termine coniato dai giornalisti, il mostro di Bargagli però comunque identifica un qualcuno che, che ha ucciso o, o più di una persona che ha portato avanti questa, questa storia. È un comune denominatore, è una soluzione linguistica che serve a congiungere queste vittime che percorrono un lasso di tempo di 40 anni e che sono tante, sono circa 23. Anche se molte fonti parlano di 27 vittime accertate. Sì, perché eh, come i casi di Arena e Fumera prima, alcune, come abbiamo citato tantissime volte in questa trasmissione, non vennero immediatamente ricondotte alla vicenda. Ma la vicenda è ancora più misteriosa perché oltre alle vittime direttamente in implicate, insomma, direttamente coinvolte nelle gesta dell'ipotetico mostro, ci sono anche degli omicidi, scusate, dei suicidi sospesi. Sì. Il che fa pensare che effettivamente dietro a quelle morti ci fosse dell'altro, ci fosse quantomeno la voglia di far rimanere un segreto che durava da 40 anni. Ecco per chiudere, abbiamo detto a proposito delle vittime 23, 27, modus operandi dell'assassino degli assassini, colpi di spranga, in bombe, fucile da caccia, provvedimenti Nessuno è stato mai catturato o accusato. Gli omicidi si sono conclusi, si può dire, si sono conclusi con la morte di Francesco Pistone. È sì. stata l'ultima morte. Che è stato un suicidio camuffato, lo hanno definito i giornali modo, del tempo. Ecco, e, e viene considerata come colpevole di molti omicidi questa banda dei vitelli sostanzialmente. Periodo di detenzione non esiste perché tutti gli imputati della banda dei vitelli vennero processati per l'omicidio e l'appuntato Scotti nel 1944, ma poi di fatto. Furono subito liberati per gli effetti dell'indulto quindi rimane una, una storia affascinante. Ringraziamo il telespettatore che ce l'ha segnalata perché meritava un approfondimento. Meritava un approfondimento e lei giustamente ha, ha citato la parte esplosiva del, degli omicidi. Perché si rifà un altro episodio che è avvenuto durante gli anni difficili della guerra e del dopoguerra, quando una mina antiuomo. Uh, uccide quattro uh, ufficiali uh, in una piazza di Bargagli. Ecco, e poi anche... torniamo all'effetto no? la bomba che abbiamo citato. Esatto, proprio per È questo: perché superane. poi anche lì bisogna vedere se effettivamente era un'azione un rivolta all'occultamento e al mantenere segreto la presenza di quel tesoro, oppure era un'azione eh, eversiva o sovversiva che in quegli anni tra partigiani e nazisti certo. che scappavano all'Italia si verificavano abbastanza quotidianamente. Le indagini e soprattutto i metodi di indagine non erano così approfonditi come oggi e quindi eh, effettivamente il dubbio rimane ancora anche in, quel, in quella circostanza precisa. Grazie al professor Marino D'Amore, sociologo della comunicazione all'Università Nicolò Cusano e criminologo per questo nuovo capitolo della Galleria degli Orrori. Al prossimo appuntamento. Assolutamente, grazie a voi. Io invece ringrazio, visto che siamo in chiusura, eh, per la regia Emanuele Forcina e Samuel Maiolatesi. Ringrazio Aurora Vena che ha lavorato in redazione, Daniele Loda per il eh, montaggio e la post-produzione. Un grazie speciale a Sofia Puppo per la nuova e eh, bellissima scenografia di Crimini e Criminologia. Ringrazio anche il telespettatore che ci ha segnalato il mostro di Bargagli. Invito gli altri a fare altrettanto se avete delle curiosità un grazie speciale all'avvocato Gautano Aufiero eh, storico legale avvocato del protagonista principale di questa puntata il boss Raffaele Cutolo che è venuto a mancare morto nei giorni scorsi all'età di 79 anni nel carcere di Parma ma soprattutto grazie a voi per la cortese attenzione, buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV